I dati sono sul tavolo. Morte il giorno 4, comunicazione la mattina del giorno successivo. Nella cartella clinica di cui ho acquisito copia, mi è saltata all'occhio parente di riferimento, figlio, cognome tra parentesi sindaco. Io non sono diverso dagli altri. E mia madre non era diversa dagli altri pazienti, era un paziente che non doveva avere né privilegi e nemmeno disservizi. Se, come sembrerebbe, non conoscevano il mio numero di telefono, visto che avevano evidenziato il ruolo pubblico, bastava che chiamassero i carabinieri. E che io sono stato avvisato la mattina alle 5 e mezzo, cioè avvisato. Sono stato raggiunto da una telefonata dove mi si invitava a recarmi in ospedale senza spiegare il motivo, anche se uno istintivamente può pensare ad una tragedia, ad una morte, però nessuno l'ha accennato. Venga senza fretta, sono sceso in ospedale. E dice: ora rintracciamo il medico di turno di servizio. Dopo mezz'ora, 40 minuti, mi ha dato notizia che mia madre era morta, indicandomi l'ora del decesso intorno alle 1:30, 2 della notte. Di fatto verrebbe comunicato 4 ore dopo, che mi sembra già un ritardo significativo. Poi si vanno a espletare tutte le procedure, si chiamano le pompe funebri, si vanno a prendere gli abiti, si sistema tutto e la mattina verso le 8 era già pronto il necrologio dell'impresa, le pompe funebri, con riportata data del 4. Io, guardate, avete sbagliato. No, non abbiamo sbagliato, sì, perché sono stato chiamato stamani mattina e sono stato informato che in nottata mamma è morta. No, è morta ieri sera. Di fatto, dagli atti ufficiali, risultava morta il giorno 4, nella tarda serata. E questo è un altro aspetto che non depone a favore del funzionamento e dell'efficienza del servizio sanitario, perché quando uno sta per morire si chiamano i parenti, si avvisano in modo che al momento del trapasso ci possa essere qualche familiare. Se non si fa in tempo, dipende da mille fattori, dalla distanza, da ritardi non dipendenti dalla volontà di nessuno, ma comunicarlo la mattina del giorno dopo mi sembra che questo non deponga a favore del buon funzionamento del sistema sanitario. E terzo episodio, a prescindere poi da una lettura della cartella clinica, ma nella quale non voglio entrare in merito, terzo episodio, che gli effetti personali di mamma non sono stati restituiti. Mi sono recato nel reparto, sì, ma dove sono stati messi non si trovano, e il risultato è che non c'è traccia degli effetti personali, nemmeno della camicia da notte con la quale che aveva indosso al momento della morte. Probabilmente gli anziani sono un peso per la sanità. Questa è una sensazione che ho avuto, ma che mi auguro non si possa estendere anche ai giovani.